Val di Chiana, buonasera e benvenuti a Bettolle. Questa sera ci troviamo qua, siamo affacciati sulla terrazza che si affaccia sulla piazza di Bettolle, piazza Garibaldi che da una settimana a questa parte è protagonista perché sta per essere vissuta e sta per accogliere tutte le emozioni del Palio della Rivalsa, del 22esimo Palio della Rivalsa. Una manifestazione che sta crescendo di anno in anno, che richiama sempre un grande pubblico, e qui c'è una persona che me lo può confermare, da tutta la Val di Chiana. Io sono in compagnia di Davide Bianchini, il neo presidente della Proloco di Bettolle. La Proloco di Bettolle è stata fondata nel 1995 e ha lo scopo di organizzare eventi culturali ricreativi, e tra questi c'è anche appunto il Palio della Rivalsa, un palio vissuto intensamente e che alza la temperatura di tutti i bettolini. Nonostante i 40 gradi che ci sono quest'oggi qua da questa piazza, veramente è vissuto con intensità. Allora Davide, neo presidente, però prima di andarti a chiedere un po' di più su questa nuova carica, spieghiamo al nostro pubblico della Val di Chiana che cos'è il Palio della Rivalsa, quando è stato istituito e soprattutto perché Palio della Rivalsa. Allora, il Palio della Rivalsa trae fondamenta storiche in una battaglia, ma più che altro è stata una disfatta avvenuta ai danni del castello di Bettolle da parte di Ascanio della Cornia nel 1500. Praticamente Ascanio, tornando da Castione del Lago con le truppe mercenarie, si è trovato a imbattersi qui a Bettolle nelle truppe senesi che erano al presidio. Praticamente si sono trovati in una un'inferiorità numerica disarmati, sono stati trucidati e niente, Ascanio ha dato fuoco alle mura al castello di Bettolle, e praticamente da qui nasce la metodologia del palio, che praticamente consiste nello spengere questo incendio. Ecco, della Rivalsa, ci sono varie teorie che descrivono un po' questo termine. Come, quale conosci? Allora, diciamo che non ne conosco nessuna, perché mi è stata fatta questa domanda a partire da quando sono diventato appunto presidente. Quindi ci voleva qualcuno. Prima di allora non mi ero mai posto questo quesito, e diciamo che l'idea che mi sono fatto io è quella di una rivalsa di una fazione rispetto ad un'altra nello spengere l'incendio, e quindi essere vanto per Bettolle, credo. Però bisognerebbe sentire, mi documenterò nel futuro. Magari per il prossimo anno. Sì, sicuramente. Allora, parliamo un po' delle dinamiche, come si svolge questo palio un po' curioso, perché un po' ci fermano, ma voi bettolini, ma che fate con quel barellino? Allora, spieghiamo un po' di cosa si tratta, come viene svolto. La principale caratteristica di questo palio è appunto la caratteristicità e anche è molto rocambolesco, perché intanto vede partecipare molte persone. Considera che parliamo di tre equipaggi, due composti da entrambi da due corridori e uno da due scalatori. Praticamente i primi due equipaggi fanno tre giri totali del centro storico con un barellino e un'anfora di legno che sta a simboleggiare il trasporto dell'acqua per spegnere l'incendio. Mentre il terzo equipaggio è composto da due scalatori che si arrampicano in un palo unto, il palo è alto 5,40 m. È unto fino all'altezza di 3,30 m e sono due, non possono salire contemporaneamente sul palo, ma fanno uno per uno, e chi arriva prima a spengere la fiamma che è in cima al palo riesce a vincere il palio, quindi praticamente ha spento l'incendio di Bettolle. Allora, tu, neo presidente, è una delle grandi novità di questo palio 2017, non è l'unica, no. Perché sono state introdotte alcune regole diverse rispetto agli anni passati e anche organizzati degli eventi differenti. Sì. Con te però voglio parlare delle regole. Con cosa cambia allora, rispetto agli altri anni? Ti fa una premessa molto veloce. È il primo mandato che vede. Della Proloco che vede consiglieri che vengono dalla piazza, quindi o atleti o sbagliatori, quindi che hanno trovato sulla pelle quello che era la competizione. Quindi noi abbiamo provato a cambiare delle piccole cose del regolamento che da atleti ci sembravano inadeguate.
Allora, una di queste è appunto modificare la griglia d'arrivo della borsa, mettendo solo, oltre che la riva d'arrivo dove deve poggiare la parte anteriore del barellino, anche una riga posteriore per cui il barellino deve entrare totalmente in questo box, una sorta di box d'arrivo. Un'altra modifica che, questa l'abbiamo introdotta l'anno scorso, insieme a un'altra modifica che è il photo finish che è stato prima, che però è stata già abolita. Quindi niente. E quest'anno inoltre abbiamo abbassato di 30 cm la riga, il limite in cui viene unto il palo, oltre che aver ridotto di 100 grammi, da 500 grammi a 400 grammi, il peso del gas utilizzato in giro dei pali, anche perché negli ultimi anni, anche per via del deterioramento dei pali, non sappiamo di preciso, risulta difficile se non impossibile scalare i pali. Nell'ultima edizione nessuno è riuscito. Allora, spostiamo un po' l'attenzione un po' sul tuo ruolo. Il tuo ruolo, abbiamo detto, neopresidente, ma sei comunque stato da sempre molto attivo all'interno, prima della vita di Contrada e poi all'interno della Proloco. Raccontaci un po' le tue sensazioni, ma anche le tue emozioni che provi il giorno del palio. Allora, io diciamo che più o meno ho fatto quasi tutto, perché ho fatto lo sbandieratore, ho fatto l'atleta, ho fatto il capitano di Contrada, ho fatto il segretario della Proloco. E quindi sinceramente ora non lo so, non mi aspetto qualche emozione diversa in particolare, perché più o meno questa terrazza l'ho calcata diverse volte, non dal presidente, è vero, magari non lo so, fine della domenica non ho aspettative, ecco, ora ho solo la responsabilità della manifestazione, quindi più che altro penso anche a fare in modo che vada tutto bene. Giusto, mai abbassare l'attenzione. Resto, allora Davide, noi ti ringraziamo. Ora Valdichiana, rimanete sempre connessi con noi, perché da questa terrazza ricca di storia che potrebbe raccontare da sola il palio, ci spostiamo in un'altra location, perché la nostra scopo di oggi è farvi conoscere e farvi capire a 360 gradi dove si corre questo palio, come si corre questo palio e farvi conoscere anche un po' Bettolle. Quindi rimanete connessi, cambiamo location e torniamo a tra pochissimo.